Vabbè, ma quindi? No, dicevo, essendo queste uova fresche, potremmo fare una carbonara invece di utilizzare le uova di gallina, utilizziamo le uova di rombo. Attenzione, qui proprio siamo in un delirio gourmet. No. Delirio gourmet. Si setacciano per tirare via la pelle. Tu lo sai come si dice a Roma, adesso te tocca. Certo. L'hai detto, lo fai, ok. Va bene, scegliete voi. Allora. Non ho la giacca stasera. Va sono bene. Ospite, non è bene. Va bene, allora sei in incognito e in maniche di camicia. In maniche di camicia. Va bene, quindi. Adesso rompiamo la membrana esterna che tiene racchiuse le uova del rombo. Ok. Setacciandola al setaccio fine. Ok. Le uova a questo punto si rompono. Aggiungiamo un po' di pecorino romano, il pepe, se c'è la necessità, un goccino di acqua, no? La panna o il latte ovviamente. Okay. E poi mantechiamo la pasta con un po' di guanciale di maiale. Okay. Se avessimo avuto tempo, avremmo potuto stagionare le guance del pesce stesso, magari di una rana pescatrice, di un pesce molto grosso, ok? Sempre messe sotto sale con profumo dell'aglio e il pepe, e utilizzare il guanciale di pesce stagionato nel fondo per la carbonara stessa. Ok. Però questa te la faccio la prossima volta. Va bene, ok. Quindi questo, quindi hai aggiunto un ulteriore impegno. E siamo a 4. Siamo a 4. Fratello, siamo a 4. Al quinto tocca trasferirmi a Roma, se no è un casino. Oppure io a Bevagna. Oppure tu a Bevagna. Va bene, ok. L'email sì? Che ti mando le puntate che ho registrato la settimana, sono andate in onda la settimana scorsa sull'Italian Radio Chef, Radio Italian Chef Academy. Ah, ok. Conosci Giuliano e... No, non li conosco. Fabio Calvari. Non li conosco. Lui è stato il DJ di Radio Italian Chef Academy. Ok. Top Chef Excellence dalle 10 della mattina tutti i giorni. C'è una mia ricetta. Ok. O potete andare a vedere anche nel... Va bene, poi ce la racconto. Facciamo un pezzetto alla volta, no? Sì. Anche perché... Questo è grande. Perfetto. Okay. Proprio così, si sì. Comprime così. Sì, in questo modo separiamo la parte della membrana esterna, raccogliamo le uova sotto, intanto le rompiamo così come si fa nella carbonara stessa con le uova di gallina, vedi? Ok. Rimane soltanto la membrana. Ok. Un pezzo alla volta. E sotto raccogliamo le uova. Ora con una bottarga così di rombo al massimo possiamo fare un paio di porzioni in un menù degustazione. Vabbè. Però dobbiamo accontentarci oggi. E certo. Anche perché non sappiamo mai se dentro ci sarà la bottarga o meno, no? Nel pesce. Certo. Dipende dai periodi dell'anno. Tu lo sai come si chiama il periodo in cui il pesce depone le uova? Che varia da specie a specie? Si chiama la frega. La frega. Periodo di fregola o di frega. La pasta che si fa in Sardegna, la fregola, prende il nome dalla forma dell'uova di pesce. Perché coincide con il periodo della deposizione delle uova stesse. Vedi? Si impara sempre. È magnifico. Allora, ora pecorino. Ora aggiungiamo un po' di pecorino romano. Ok. Senza esagerare, se no copriamo ovviamente. Il pepe nero. E creiamo il nostro mantecato per la carbonara. Perfetto. Che deve essere così come nella carbonara originale, piuttosto compatto. Andiamo eventualmente a diluirlo con un non nulla di fumetto, brodo di pesce o anche un goccino d'acqua. Ok, guanciale, siamo qua. Mettiamo una piccola julienne di guanciale serio. Passiamo un po'. Facciamo andare senza nulla. Senza nulla, sempre secco. E buttiamo giù mezzo spaghetto, una porzione di spaghetto.